Salve carissimi, vorrei parlarvi un po' del concetto di estetica, dell'importanza dello studio dei valori estetici per il nostro mondo bonsai. Se noi consideriamo il bonsai come una tecnica, normalmente parliamo sempre di tecnica. Anzi, il bonsai ha una pressione tecnica veramente molto molto importante rispetto a tante altre arti fini giapponesi, per cui molte volte si rimane immersi in una dimensione tecnica che magari dura anni e dal quale a volte non ci si libera, no? Però la tecnica è uno strumento per l'arte, non è fine a se stessa. Ci sono tante tecniche del bonsai che conosciamo, che impariamo, che studiamo con l'aiuto dei maestri o di istruttori, ma ci sono tante tecniche e ci sono anche tanti protocolli di coltivazione, quindi la tecnica è come se fosse un nucleo centrale del nostro argomento che si appoggia su protocolli di coltivazione differenti, magari una tecnica molto pesante da sostenere per la pianta è appoggiata su una coltivazione di alto vigore, così magari una tecnica per raggiungere una finitura e una miniaturizzazione è appoggiata su una coltivazione di mocicomi a basso vigore, così mille tecniche per mille coltivazioni. Questo incastro tra la tecnica migliore e la sua coltivazione corrispondente ci porta a un risultato, però al di sopra di tutto questo gioco di incastro tra tecnica e coltivazione c'è il mondo estetico, c'è cioè l'idea di un progetto, l'idea di un programma, l'idea di una bellezza da raggiungere o anche senza idea, semplicemente nella composizione di un materiale che evolve e cresce per conto suo, e questo è, diciamo, un mondo al di sopra che ci porta il bonsai verso una bellezza che è la bellezza giapponese, ma è anche la bellezza della natura. Anzi, se noi studiamo la vera bellezza giapponese, più la studiamo più ci rendiamo conto che è una bellezza molto universale, perché in Oriente il canone estetico non è preso dall'idea come nella filosofia greca, ma è preso proprio dalla bellezza della natura. Quindi in realtà è molto universale, a differenza magari del Pinyin cinese che è molto più intellettuale e filosofico. Quando noi studiamo il percorso dei valori estetici nella cultura giapponese ci rendiamo conto quindi che la bellezza è la bellezza dell'albero che invecchia. L'albero è un essere vivente molto particolare, non è un vegetale qualunque. Lui è all'inizio dell'evoluzione e ha un processo di invecchiamento non genetico, ma semplicemente dovuto alla dimensione. La cellula degli alberi, tra l'altro una scoperta molto recente, non ha senilità. Quindi la cellula degli alberi, quindi l'albero, può vivere sempre. Questo è il suo progetto di vita. Noi facciamo il bonsai con questo strumento. Il bonsai si fa in due, non lo fai da solo, si fa in due, tu e lui. Quindi c'è un grande rispetto verso questo essere vivente che è un albero ed è un essere vivente molto particolare, il più longevo di tutta la sperimentazione dell'evoluzione e il più grande, più grosso di tutta la sperimentazione dell'evoluzione. Con questo essere vivente incredibile noi facciamo il bonsai, che da un lato è un cammino, dall'altro è un'opera d'arte, soprattutto per noi occidentali lo concepiamo come opera d'arte. In Giappone è concepito prevalentemente come un cammino, al di là poi di tutti gli aspetti commerciali che possono, diciamo così, dominare nel bonsai contemporaneo. Però le arti fini sono concepite proprio come cammini. In Giappone non ci sono i grandi filosofi, sì, c'è Nishida, Matsuji, però sono, diciamo, delle figure di un mondo giapponese già che guarda molto all'Occidente. La cultura giapponese non è nei filosofi, ma è nelle arti fini e nei loro maestri che le tramandano nel tempo. Sensei vuol dire appunto colui che la sapeva prima, no? Quindi questa conoscenza che si concatena da maestro discepolo e va avanti nel tempo, inserendo ogni tanto un tensho, cioè uno che ha il genio e il talento di capire e imparare delle cose nuove, da inserire questa catena che in realtà è circolare di apprendimento tra maestro e discepolo. Quando noi facciamo il bonsai con un albero, dobbiamo proprio capire anche che cos'è l'albero, quindi studiamo la fisiologia vegetale, ad esempio. Noi sappiamo che l'albero è un essere vivente che ha un tipo di crescita che è dipendente dalle risorse in cui si trova, no? Quindi se il seme
diciamo così, cade in un terreno molto fertile, grande, può espandere le sue radici e quindi diventerà l'albero molto grande, no? 30, 40, 50, 100 metri. Questo è un albero gigantesco e quindi è come se fosse un corrispondente, come se lui vivesse in una corrispondenza di, come dire, relazione con una coltivazione di altissimo vigore, perché avendo molte radici assorbirà molto concime, c'è tanto, no? Quindi lui diventa enorme, cresce molto. Raggiunge una certa dimensione che è l'architettura della specie con la sua forma, che è nel codice genetico, quindi ha una caratteristica proprio della specie, e poi comincia un processo di invecchiamento che dura magari anche molto molto tempo, magari secoli o millenni. In questa fase di invecchiamento c'è una sorta di binario parallelo tra l'evento proprio biologico e botanico della forma che cambia, si rompono i pezzi, diminuisce la dimensione, si curva, si storce, si creano le parti morte, che tanto amano nella cultura giapponese, e in parallelo si genera quello che è la vera bellezza del vuoto, cioè uno delle basi dell'estetica giapponese, che è proprio l'idea di una tensione emozionale dovuta a quello che non c'è più, ma c'era. L'albero rappresenta benissimo la bellezza del vuoto, e forse tra le arti, poi fatto a bonsai, tra le arti che la generano e la spiegano e la evidenziano in maniera più suggestiva. A un certo punto, le forme sono particolarmente vecchie, e queste forme dei vecchi alberi ispirano lo stile bonsai. Il bonsai imita questo tipo di bellezza, anche se ci sono molti stili che, diciamo così, ricalcano la bellezza dell'albero giovane, però diciamo il bonsai vero e proprio e la sua bellezza principale nei grandi capolavori sono appunto questi bonsai, queste forme molto vecchie, plurisecolari o millenarie, che imitano appunto questi alberi molto vecchi, in realtà ne sono la stessa cosa. Lì ci sono gli aspetti estetici del percorso dei valori, soprattutto quelli medievali, no? Quindi Wabi Sabi, Jung, Yojo, Yoeng, ma anche il Mujokan, il Matsura Obi, tutte le cose che derivano dal percorso storico del Giappone, che è un paese al fondo dell'Oriente, estremo, e ha raccolto gli archetipi di tutte le culture che gli sono arrivate e anche quelle che sono, diciamo, passate nel tempo, quindi dagli aspetti del Tao, agli aspetti del buddismo, a quelli dello Shinto originale, che c'era in Giappone, fino anche alle influenze occidentali che in Giappone ci sono. Quindi dal 1860 in avanti il Giappone ha un'estetica che è influenzata dalla cultura europea. Questo insieme, diciamo, molto complesso dei valori estetici del Giappone ci porta a una certa difficoltà di studio dell'estetica giapponese, ma siccome il fondo è un'estetica della natura, in realtà per noi è molto universale. Quindi l'estetista dovrebbe fare questo sforzo per riuscire ad avere una comprensione dei valori della vera bellezza giapponese, perché anche se nella sua classicità o anche nella sua reinterpretazione più contemporanea, che poi non è contro la classicità, ma è un 11 sopra un 10, ritrova la possibilità di avere una guida molto più colta, molto più raffinata, proprio nell'esecuzione, anche a servizio della tecnica, per cui ad un certo punto un bonsaista più evoluto, che ha fatto un salto di qualità e di un approccio estetico, non usa l'estetica solo per fare una composizione espositiva, per esempio una Keido, un Kazari, una composizione, ma in realtà lo usa proprio come guida nella scelta di tipo tecnico. Quindi a un certo punto io sceglierò di togliere un ramo, di piegare un ramo, di fare una punta più arrotondata o meno, in base all'avere più Wabi o più Sabi o più Jugend, no? Quindi in realtà mi libero da quelle regolette scolastiche odiose, e nel superare la regola non vado contro la bellezza classica, ma vado verso una unicità. Quindi non c'è una regola sempre fissa, ma con la pratica si può raggiungere una certa esperienza. La bellezza della natura nel bonsai deve essere particolarmente evidente, quindi quando noi vediamo un bonsai, la sua miniatura è come se vedessimo un concentrato della vera bellezza giapponese, che quindi coincide con la vera bellezza della natura. In questo senso anche noi occidentali ritroviamo una grande affinità. E penso che è molto importante fare questo tipo di
di approccio del bonsai, perché il bonsai è un'arte per, soprattutto per noi occidentali, quindi un'arte e prima di tutto emozione. E la bellezza dei nostri bonsai aumenta quanto più noi riusciamo a raffinare la nostra capacità estetica, sia di critica ma anche proprio di comprensione profonda. Quindi raccolta questa capacità, questo messaggio, noi abbiamo la possibilità di avere una qualità di studio che alla fine ci porta verso la bellezza della natura. Lo studio anche proprio in natura, in montagna, della bellezza degli alberi vecchi è fondamentale. Quindi quanto più noi riusciamo a cogliere nel nostro cuore la bellezza della natura, tanto più avremo la capacità di riflettere nell'opera, per cui le nostre piante diventeranno uniche. Non stereotipi, uno uguale all'altro, ma ogni pezzo veramente magnifico, come del resto sono i grandi capolavori bonsai che hanno, diciamo così, avuto un riscontro e un successo nella comunità bonsai, visti come i pezzi, diciamo, più belli. La vera bellezza dei bonsai è la vera bellezza della natura. Io resto in giardino.